possiamo partire. Il Centro Ufologico Nazionale, che rappresento io in Calabria coordinando le attività e i lavori, deve così evidenziare la sua presenza anche nelle periferie, non perché noi siamo all'estremo sud dello Stato, siamo una periferia, ma rispetto a quello che avviene, ciao, buonasera, in altre parti d'Europa, geograficamente lo siamo, e come evidenzia la sua presenza? Evidenzia chiedendo al coordinatore regionale l'organizzazione di un convegno, almeno uno all'anno dobbiamo farlo, ecco perché ho invitato stasera voi amici, c'è quasi tutto il distretto, ringrazio il dottore De Rosa, commissario, ex commissario, ma abbiamo un direttore generale, insomma. Curiosi non solo, ma anche testimoni dotati di un pedigree culturale ed intellettuale molto inclito sull'argomento. E la prima cosa che faccio, appunto, voglio salutare i cacciatori del mistero, Mystery Hunters, il gruppo di ragazzi. Facciamo un applauso a questo gruppo di giovani che si affacciano alla ribalta calabrese dell'ufologia, sostenendo la loro attività non solo con un'esperienza pur legata ad una biologia giovanissima, perché anagraficamente sono dei ragazzini, ma oramai con un corredo di studio e con un entusiasmo e un'esperienza incredibile e straordinaria che, voglio dire, mettono al servizio di tutti coloro i quali si interessano a questo fenomeno. Guardate, stasera sono un po' imbarazzato, non perché ho mal di pancia o mal di stomaco, ma perché per la prima volta a Cosenza noi abbiamo fatto negli anni passati dei convegni importantissimi, ne abbiamo fatto uno all'università e abbiamo avuto la presenza delle più grandi personalità mondiali legate all'ufologia. Abbiamo avuto Roberto Pinotti, che è il nostro UFO symbol, diciamo, no? Presidente, prima segretario generale oggi del Centro Ufologico Nazionale, e avendo, voglio dire, un riscontro di pubblico incredibile, e ne abbiamo fatto altri, proprio in questa sala che oramai è diventata un po' la casa del Cenacolo di Cultura Città di Cosenza, che vota San Tommaso Moro, che come crogiolo ospita anche, insieme alla Gazzetta del Sud, e voglio ringraziare Giovanni Pastore per l'aiuto che mi dà, la sede regionale del Centro Ufologico Nazionale. E qui, mi ricordo, 2 anni fa abbiamo fatto Cattolicesimo e UFO, 2 o 3 giorni prima che poi sull'Osservatore Romano l'attuale direttore generale della Stecola Vaticana, più gesuita, uscisse titolando Fratello extraterrestre ti abbraccio, benvenuto eccetera. Quindi siamo stati facile profeta in ordine ad un'apertura della Chiesa Cattolica che c'è stata e che continua ad esserci, tant'è che non solo in Italia, non solo in Europa, ma nel mondo intero non passa mese dove non ci sia un convegno su queste tematiche che non veda la partecipazione, appunto, di altri prelati e soprattutto delle espressioni di punta dell'intelligenza vaticana. Ma siamo rimasti sempre nell'ambito della cosiddetta ufologia normale, fra virgolette, no? Senza mai cercare di scendere in alcune delle profondità di studio dell'ufologia stessa, come quella che stasera porterò alla vostra attenzione, cioè la paleo-paleo-astronautica. E quando parliamo di astronautica legata all'antichità, certamente non possiamo fare a meno di andare così a sbirciare, dare un'occhiata al passato, a tutto ciò che le sacre scritture condendono, sempre in relazione ad una particolare lettura,
cultura in ordine a una presenza aliena sul nostro pianeta datata millenni or sono. La cosa suscita un po' di inquietudine perché probabilmente la storia che andrò a raccontarvi esula dalla normale morfologia religiosa che ci hanno regalato, ci hanno inculcato quando i nostri genitori e le nostre famiglie decisero di portarci prima al catechismo e poi di instradarci all'interno del cosiddetto cattolicesimo ortodosso e cattolicesimo ufficiale, perché qui si racconta una storia che è meno religiosa e certamente più scientifica, meno spirituale e certamente più concreta, più fatta di personaggi non evanescenti ed eterei, ma personaggi proprio costituiti da carne ed ossa, così come lo siamo noi. Tenete conto di una cosa, che questo lavoro fa parte di una serie di lavori affinati all'interno di una ricerca votata a capire un po' come possiamo muoverci all'interno delle varie semantiche, delle varie ermeneutiche interpretative di quei testi che tutto sommato abbiamo nelle nostre case, ognuno per la religione che professa e che da sempre, voglio dire, ci accompagnano nella nostra quotidianità. Certo, una lettura alternativa, non faceta, forse eretica quella che faremo stasera, ma necessaria per muoverci con più senso di libertà all'interno di questo mondo che ci vede chi più chi meno protagonisti. Io sono un assetato. Se mancano le sedie, prego i miei amici della Casa delle Culture di Trovere. Qui ci sono due posti avanti, dottore Cangelo, tu che sei il capo della